Presidente, un weekend senza sosta qua al Parco Pitagora? Sì, un weekend importante, iniziato venerdì parlando della storia di Crotone e i miti della polis crotoniata e con Pino Rende da relatore. Sabato 22 febbraio abbiamo inaugurato la mostra I Viandanti ad opera di Barbara Palmieri e Susi Savarese. Oggi una giornata super impegnativa perché la mattina continua la terza domenica di Carnevale, quindi grande festa con i bambini e le loro famiglie. Oggi pomeriggio l'attore Vincenzo Leto ha una sua rappresentazione in una sorta di masterclass e stasera abbiamo il concerto di Floriana Mungari e la sua banda. E domani sera, tanto per non farci mancare nulla, abbiamo il concerto del pianista crotonese, il giovane Alessandro Marseglia. Il Consorzio Giobel non si ferma mai. Consorzio Giobel e la sua rete non si fermano mai perché questa città ha bisogno di gioventù, sono iniziative fatte con i giovani, per i giovani e con le famiglie, ha bisogno di entusiasmo, ha bisogno di fiducia, ha bisogno che i luoghi della città ritornino alla gente e alla comunità e poi con la gente e con la comunità si faccia un percorso appunto di rinascita, cosa che questa comunità ha veramente bisogno.